interessante la parola festa, perché proprio qui la sapienza del linguaggio allude a un gruppo di parole di diverso significato, ma accomunate dalla stessa struttura linguistica che risale a un paio di radici indoeuropee, de, dhe o des. Festa, ecco, loro sentono questa inizia fe, che poi si declina in vari modi, fe, de, fe. Sentono in questa iniziale, e appunto, ciò che la parola festa indica, ma sentono anche l'iniziale della parola felix, felice, felice. Intenderei indicare il senso iniziale della felicità che poi diventa evento festivo. È felice colui che è vicino alla fonte della felicità, che è il seno materno, il seno. Thele in greco significa appunto la mammella, la fonte del latte e della vita. Allora, l'alimento essenziale, la gioia che esso procura, e poi se teniamo indietro queste due radici alle quali ho accennato, per esempio l'ipotesi di Benvenista è che in questo gruppo di radici si possa far entrare anche parole come zesfaton, stabilito dagli dei, dove allora addirittura, ecco, l'alimento iniziale si coniuga con la felicità che esso provoca, felix, e si coniuga addirittura con zeos, con il Dio. Il concentrarsi, l'unirsi, il legarsi di questi significati culmina in ciò che chiamiamo l'evento festivo. Ed è singolare che il popolo greco, per indicare la festa, usi una parola che a primo acchito ci suona stranissima. Usa la parola teoria, teoria. Invita il popolo a considerare un giorno consacrato al divino e in cui si pensa appunto al divino e non ad altro, non a cacciare, a raccogliere, a mietere, a combattere, a costruire, no, il giorno in cui si riflette sul divino. Da questo punto di vista, allora, il cosiddetto, quello che poi sarà considerato il terzo comandamento, ha una posizione preminente, perché se tutti gli altri indicano il rapporto tra il Dio e l'uomo, allora nel cosiddetto terzo comandamento, la santificazione della festa, e questo comandamento allude alla necessità che si interrompa l'opera e che si pensi al senso dell'opera, così come noi possiamo figurarci che Dio, dopo aver lavorato e creato il mondo, quando il testo veterotestamentario dice si riposò, e dobbiamo figurarci che non pensi ad altro, ma pensa a quello che ha fatto. Cioè, nel suo riflettere sulla propria opera, celebra egli stesso una festa, la festa della contemplazione di ciò che egli, del modo in cui egli agita. Però nell'espressione che dà il titolo del nostro incontro di questa sera, cioè ricordati di santificare le feste o il sabato. E allora già qui avvertiamo un elemento che è dissonante rispetto al senso originario della festa. Perché dissonante? Ma perché l'uomo autenticamente festivo non ha bisogno che gli si ricordi di far festa. Perché l'uomo iniziale è colui che ha bisogno della festa.
E tenterò adesso, per i minuti che mi rimangono per questo mio primo intervento, di chiarire il perché di questo bisogno. Ma comunque è un bisogno che, rispetto al quale è dissonante l'invito a ricordarsi a che cosa? A far festa, cioè a essere felice. Ricordati di essere felice. No. È chiaro che allora, quando il testo veterotestamentario dice ricordati di santificare le feste, ci troviamo già in un'epoca in cui il tratto festivo è appunto da ricordare, già in qualche modo tramontato, si deve esortare la gente a essere felice. E qual è la lontananza o la differenza essenziale tra la volontà originaria di essere felici, di essere nella teoria, tra parentesi, la filosofia sarà la festa filosofica, la teoria filosofica, e chiudo subito questa parentesi. Che cosa costituisce il carattere originario della festa? Ma potremmo dire, sfruttando ancora una volta il racconto veterotestamentario, che il mondo è pericoloso per l'uomo come lo è per Dio. E soprattutto per il Dio, non solo, ma soprattutto per il Dio veterotestamentario, il quale creasi il mondo e vide che è cosa buona. Ma poi, con l'andare avanti del racconto, si pente anche di avere creato l'uomo e soffre a tal punto per gli esiti di questa creazione che, se connettiamo il Vecchio e il Nuovo Testamento, allora questo Dio che ha lavorato per il mondo si trova perfino costretto a sacrificare il proprio figlio per salvare l'uomo che ha deluso Dio. Quindi Dio si trova di fronte alla propria creazione come un qualche cosa da cui egli è angosciato. E questo si riflette nell'uomo, e anzi noi questo lo sperimentiamo, perché tutti noi siamo esperti della sofferenza e della morte. E ciò di cui il mortale è esperto, l'insieme di sofferenza e di morte. Inizialmente l'uomo apre gli occhi sul pericolo della vita. Ci vuole poco per far vedere la congruenza tra quanto sto dicendo e i pericoli del nostro tempo. La formula è sempre quella, è sempre quella. La vita è pericolosa. È costituita da molti fattori che la rendono pericolosa. In ogni campo, dall'avere a che fare con l'animalità, la natura pericolosa, il nemico umano, e poi la morte. Allora, rispetto al pericolo incombente e sempre più moltiplicantesi, l'uomo evoca la festa, ma la evoca nel senso che, rispetto al pericolo della vita, tenta di ritrarsi portandosi al di sopra di esso. Come? Non montando su una scala, ma collocandosi nell'immagine del pericolo. Così come il Dio nel sesto giorno, dopo il sesto giorno, si riposa, il riposarsi è, accennavo prima, anche un contemplare il mondo pericoloso creato. Come quel Dio, l'uomo evoca l'immagine che, proprio per essere un'immagine del pericolo, proprio per essere il guardare il pericolo, è in qualche modo sollevata al di sopra del pericolo. Il guardare il pericolo stacca in qualche modo il pericolante da ciò che lo minaccia, e il pericolante si installa nella dimensione dove in qualche modo dall'alto può guardare giù
a tutto ciò che gli capita, appunto ai pericoli della sua esistenza. L'ordinamento iniziale del mondo si costituisce proprio in questa apertura dell'immagine in cui non si fa nulla di ciò che si fa durante il tempo profano e tuttavia non si guarda nient'altro che ciò che si fa durante il tempo profano. Tra l'altro la festa è la matrice di tutto ciò che poi verrà a squadernarsi e a chiamarsi mito, arte, sapienza, tecnica. Nella festa è tutto condensato in un atteggiamento che in qualche modo vuole sempre più capire che cos'è ciò rispetto a cui ci si è in qualche modo distaccati e liberati, e da cui ci si è liberati. E allora questa volontà di capire la vita pericolosa fa emergere un poco alla volta ciò che diciamo mito, sapienza, ma anche la riflessione sull'agire concreto con cui l'uomo vuole tamponare il pericolo, quindi la tecnica. Nell'immagine festiva tutti questi elementi sono concentrati e soprattutto, no, insieme, ma con una particolare emergenza, anche ciò che diciamo, lo accennavo prima, arte. Noi sappiamo che nei documenti della festa arcaica la festa incomincia con un grido dissonante che poi viene ricondotto all'unisono. La dissonanza è l'unisono. E l'unisono è importante, un grido del popolo che dalla dissonanza perviene all'unisono, che è essenziale perché la festa non è mia e non tua. Io non posso essere festivo se tu soffri. Si può essere festivi insieme. E allora l'unisono nel canto rappresenta questo essere tutti insieme nella felicità della festa, del theos, della teoria. Perfino arti come l'architettura possono essere intese come incardinate nell'evento festivo originario. Perché, dicevo prima, la festa richiama il plenilunio babilonese. Ma la luna in qualche modo è più rassicurante per i mortali che non il sole, perché il sole diffonde una luce così forte durante la giornata che anzi rende impossibile che lo si guardi. Quindi viviamo della sua luce, voltandogli le spalle. Laddove la luna è ciò che rischiara quel terrore in cui consistono le tenebre. E la luna è protettiva. Quando si celebra il plenilunio, ecco che allora la vita viene in qualche modo protetta. Io concluderei questo primo intervento accennando a quello che vorrei dire nel mio secondo intervento. Mi pare che il mio quarto d'ora è passato. E vorrei dire quanto più mi importa, e cioè richiamare l'attenzione sulla parola cardine del titolo del nostro incontro, cioè sulla parola comandamento. Comandare. E che cos'è un comandamento? E questa riflessione rinforza quanto dicevo prima sulla, in qualche modo, non per portare l'acqua al nostro mulino, sulla centralità del terzo comandamento rispetto a tutti gli altri, perché nella festa viene fuori io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, il tuo rapporto con me ti
esige che tu onori il padre e la madre, che tu non ammazzi, eccetera, eccetera. Ma tutto questo è oggetto di un comandamento. Qui andiamo nel punto, nel tratto che a mio avviso tocca l'aspetto decisivo non soltanto del nostro tema di questa sera, ma del nostro pensare attuale. Il comandamento è l'indicazione dell'ordine, dell'ordinamento che non deve essere violato. E il fondamento di questo ordinamento è il presentarsi del Dio, il quale dice: io sono Dio. Io sono Dio. Ecco l'ordine, ecco il senso fondamentale dell'ordine. Tutti gli altri comandamenti sono specificazioni dell'ordine che l'uomo non deve violare. Cosa vuol dire violare un ordine? E innanzitutto vuol dire distruggerlo. O prima ancora, indebolirlo, distruggerlo, e poi quando verrà alla luce quell'evento straordinario che si chiama filosofia, e rispetto al quale credo che non ci sia bisogno di indicare la centralità di questo evento, quando verrà alla luce quell'evento straordinario che è la filosofia, la quale per la prima volta incomincia a pensare che le cose sono e che diventano niente, allora la distruzione dell'ordine divino che il comandamento proibisce diventerà, quando la filosofia viene alla luce, diventerà la proibizione dell'annientamento dell'ordine divino. Tu non dovrai annientare il mio ordine, dice il Dio, quando sarà ormai il Dio della filosofia che sta alla base anche dello stesso messaggio cristiano. E la prima parola che noi, è una parola che in tutti gli anni che ho insegnato qui a Venezia, sulla quale chiamavo l'attenzione dei miei studenti, è la parola di Anassimandro, la quale dice questo, guardiamo se me la ricordo, donde le cose provengono. Il testo greco dice exon de esti genesis tois usi, o usin, donde è la generazione, da dove le cose, gli essenti provengono, ivi è la loro dissoluzione, kai ten ftzoram, ivi è la loro dissoluzione, kata creon, katato creon, secondo necessità. E il testo di Anassimandro continua col frammento, che è il primo, è la prima voce della filosofia. Quel frammento continua con un infatti. Dice, infatti, le cose pagano il fio per l'ingiustizia tra di loro. Il fio è la pena. L'espressione greca è quanto mai pregnante, non possiamo proporci nemmeno lontanamente di renderla nella sua pregnanza. Didona idicen tessa dikias. Le cose pagano, infatti, le cose pagano il fio dell'ingiustizia reciprocamente secondo l'ordine del tempo. Kata tentu chronu taxin, tisin kai adikian. Il che vuol dire? Sono colpevoli le cose perché sono uscite dalla fonte originaria. E si sono messe di fronte ad essa, e in ciò la loro colpevolezza, e la loro colpevolezza consiste nell'avere in qualche modo annientato la pace originaria in cui la fonte si trovava quando ancora non si era presentata la hybris, la prevaricazione di chi pretende stare di fronte a Dio. Questa sentenza di Anassimandro dice: le cose che intendono violare l'ordinamento divino, cioè le cose che intendono annientare l'ordinamento divino,
pagheranno il fio, cioè saranno a loro volta annientate. Ebbene, quando riprenderò il mio discorso, vorrei introdurre questo concetto apparentemente paradossale, che il comandamento di non annientare l'ordine ha la stessa colpevolezza di chi annienta l'ordine. Detto con una parola, con un'espressione più icastica, il comandamento di non uccidere ha la stessa colpevolezza dell'omicidio. Ma certo, detto così, lascia in sospeso tutto, lascia sorpresi. E allora, quando l'amico Massimo mi ridarà la parola, proverò a giustificare questa affermazione. Dicevo prima, che cos'è un comandamento? Un comandamento è la proibizione che il divino fa all'umano di annientare l'ordinamento divino. E poi preannunciavo quella strana tesi, che risentiamola, il comandamento indica un ordinamento che non deve essere annientato, ma il comandamento è insieme colpevole di quell'annientamento di cui viene accusato l'uomo, il mortale. Che cosa diavolo può voler dire questa affermazione? Che l'uomo annienti l'ordinamento è abbastanza perspicuo, ecco, a non ammazzare, ecco, chi uccide annienta quella dignità, quel diritto all'esistenza che appartiene all'ordinamento divino. Non uccidere. E così il disonorare il padre e la madre, il disconoscere Dio, sono forme di annientamento, e l'annientamento diventa particolarmente radicale quando la filosofia pensa in niente, perché se non si pensa in niente non si può pensare nemmeno all'annientamento. Allora il comandamento in generale, e nella fattispecie anche il comandamento di non uccidere, dice all'uomo non annientare. Mi ha fatto piacere che l'amico Vitiello citasse il prologo del Vangelo di San Giovanni, perché questo prologo capita sempre con i grandi errori. Io ho una grandissima stima dell'errore, tanto più gigantesco quanto più prezioso. Guai, se non ci fossero i grandi errori non ci sarebbero le grandi verità. Qui nel prologo di Vangelo abbiamo l'errore gigantesco. E dove sta? Sta proprio in quella genesis di cui parlava l'amico Vitiello. Perché il comandamento compare nel libro dell'Esodo, ma prima c'è il libro del Genesi, dove Dio crea. Poi è una creazione che viene interpretata filosoficamente dalla teologia cristiana. Che cosa significhi questa creazione nel testo ebraico, quel bara, è un problema, però il produrre divino è inteso come, dice la teologia cristiana, come creatio ex nihilo, creazione dal nulla della cosa e della materia della cosa. Allora, che cosa sottintende la creazione? Io ti creo. E nell'enciclica recente del Pontefice, ha fatto bene il Pontefice a parlare dell'amore. Io ancora non l'ho letta tutta, ma l'ho vista in buona parte, e credo che a un certo momento si debba parlare della forma originaria dell'amore, che è l'amore che dà l'essere. L'amore, Dio ama, e qui le citazioni scritturali potrebbero moltiplicarsi, crea ciò che ama. Dopo c'è il problema, ciò che non crea, e forse non lo ama, ma chiudiamo questo problema che ci porterebbe lontano. Però ciò che crea Dio lo ama.
Ma che cosa vuol dire creare? E il presupposto di questa affermazione è che dunque l'amore di Dio dà l'essere a ciò che di per sé stesso non ha l'essere. Non c'è creazione se non sulla base di questo grandioso presupposto. Io ti amo, ti creo, ma dunque innanzitutto ti amo e ti creo perché ti vedo di per te stesso nulla. Tu sei di per te stesso nulla e io ti amo, ti creo. In questo gesto il Dio ha annullato l'uomo, l'ha reso nulla, lo pensa come di per se stesso nulla. Mi rendo conto che questa affermazione, per chi non segue quello che vado dicendo, può sembrare strana, ma sull'onda del discorso compreso diciamo a mezza costa, è percepibile, perlomeno comprensibile, che l'atto creativo presuppone la convinzione da parte del Dio che il creato non sia di per se stesso essente, esistente. No, occorre una potenza che lo crei e poi in fondo che lo crei per la seconda volta dandogli la seconda vita, cioè lo redima, lo salvi. Allora lo scenario che noi abbiamo davanti con questo Dio che dà l'essere perché ama e ama perché vede la nullità originaria di ciò che egli, il Dio, ama, questo scenario lo possiamo trascrivere in questa metafora per cui l'amante compie l'omicidio originario annullando quello che l'amante crede di amare, lo tratta come un nulla, dice tu sei nulla, no, devo arrivare io per salvarti e per darti l'essere. Allora è annullato, è calato nel sepolcro, poi arriva il Salvatore. Il Salvatore apre il coperchio, salva, redime, ridà la vita a ciò che di per sé stesso è morte. Che cosa mi proponevo di indicare? Ma capisco che a questo punto le difficoltà, i problemi sorgono, ma sempre sorgono, perché quando ci si porta in cima a un colle si incominciano a vedere le montagne circostanti che non si vedevano quando si erano sotto. Quindi portarsi un po' in alto vuol dire avere un più ampio panorama problematico. Me ne rendo conto. Ma intanto l'assunto che mi ero proposto era: l'uomo è colpevole perché annienta, allora c'è il comandamento che gli dice non annientare. Ma c'è una colpevolezza ancora più radicale. E chiedendo scusa a chi, e con tutta la delicatezza possibile del caso per chi invece possiede la fede, dico c'è una colpevolezza ancora più radicale che quella di Dio. Di un Dio che compie l'omicidio originario, ma di più, perché crea non solo l'uomo, ma il mondo, ma l'universo. E questo addirittura è un super omicidio, perché presuppone la nullità di tutte le cose, e dell'uomo, e dell'angelico, e del nobile, e della nobiltà, di tutto il resto, di tutto ciò che non è Dio, nulla, quello è nulla. Ma essendo un super omicidio lo possiamo chiamare enticidio. Enticidio. Il tutto è ridotto allo stato di nulla per amore. Per poter amare ti devo annullare e ti amo perché ti levo dal sepolcro della nullità in cui io ti ho collocato originariamente. Allora, non è soltanto l'uomo che violando il comandamento annienta l'ordinamento divino, ma è anche questo Dio demiurgo,
questo Dio fattore, produttore, questo Dio che è annientante, e annientante in modo essenzialmente più radicale che non quello che compete all'uomo. A questo punto si potrebbero dire, sentiamo le obiezioni principali, ma tu stai farneticando perché? Ma perché l'uomo lo vediamo nascere e morire. Cosa ci viene a raccontare che Dio annienta l'uomo? L'uomo lo vediamo, nasce e muore, e allora è, Dio non annienta un bel niente, perché l'uomo di per sé è niente, dunque Dio riconosce la nientità del niente. Finiamola con queste affermazioni campate per aria, si può subito obiettare. Cioè, risentiamo l'obiezione. Tu ci dici, tu, sottoscritto, ci dici che Dio annienta l'uomo perché lo pensa come originariamente nulla. Ma replica l'obiezione, ma non è un originariamente annullato, è un nulla che l'amore di Dio tira fuori dalla sua staticità e lo trasforma in essere. Questo è vero amore. Ecco un modo per obiettare al discorso che sto facendo. E allora mi si consenta, che in modo non berlusconiano, mi si consenta di replicare brevemente a questa opinione, a questa obiezione. E l'obiezione è basata sul fatto che noi vediamo la morte dell'uomo. Allora l'obiezione dice: non venirci a raccontare storie, noi vediamo che l'uomo di per sé nasce, non c'era e poi muore. Se spingiamo avanti un poco questa logica, vediamo che traballa. Siamo così sicuri che ci sia ciò che vediamo? Noi vediamo, vedono loro la mia interiorità, vedo io la loro, vedo la loro mente. Concludo ritornando al discorso storico, e a proposito di quello che diceva il professor Vitiello sul sia fatta la tua volontà. Il quadro storico che ci si presenta, dicevo prima, è quello in cui la nostra tradizione va inevitabilmente al tramonto. Noi oggi siamo allo sbando perché ancora non stiamo capendo a che cosa potremo aggrapparci, cioè dove far festa. Però il nuovo tipo di festa si preannuncia. Se la festa è la liberazione, è l'immagine salvifica che si libera al di sopra del pericolo del mondo, e allora l'immagine salvifica che oggi si candida al di là di tutte le candidature è appunto l'immagine scientifico-tecnologica. Ma non tecnicisticamente intesa. È la festa della tecnica, ma dove la tecnica non è la tecnica tecnicisticamente intesa, ma è la tecnica che va sempre più ascoltando la voce del pensiero filosofico del nostro tempo, al quale bisogna dare non una, ma due, tre mani affinché omne consummatum sit, perché il negativo vada fino in fondo, ma non per restare nel negativo, per uscirne fuori dopo, con la redenzione. Beh, perché dico questo all'amico Vitiello, perché tra di noi c'è in atto una discussione molto interessante che qui non possiamo riproporre. Ecco, allora oggi la tecnica è quella che ha diritto a celebrare la nuova festa, ma in quanto ascolta la filosofia del nostro tempo che le dice: non c'è alcun comandamento. O meglio, tutti i comandamenti hanno un carattere storico, e cioè tutti i comandamenti appartengono a quello che chiameremmo diritto positivo, non diritto naturale. Il diritto positivo è quello che stabilisce il modo in cui l'uomo storicamente deve comportarsi, ma senza la pretesa che queste leggi abbiano un valore assoluto. E ci si avvia verso la festa della tecnica,
perché con la tecnica accade appunto quello che un tempo accadeva col Dio. Anche qui certo siamo all'interno di un'interpretazione. Dapprima l'uomo prega il Dio nella festa e lo prega perché cosa vuole? Vuole essere salvato. All'interno dell'immagine festiva si costituisce il mito dove al centro sta il Dio al quale l'uomo si aggrappa per dirgli salvami, salvami. Dopo l'uomo, sviluppando la propria capacità di comprendere il mondo, capisce che se Dio è uno strumento nelle mani dell'uomo che vuol farsi salvare dal Dio, allora l'uomo capisce abbastanza presto che le proprie mani sono deboli e che afferrando lo strumento che dovrebbe salvare corrono il rischio di lasciarlo cadere per terra. Inizialmente l'uomo dice a Dio salvami, quindi servimi. Pregare vuol dire carpire anche etimologicamente, pregare, carpire, una metatesi di carpire. Allora io carpisco la volontà di Dio perché mi salvi. Poi capisco che se Dio è soltanto uno strumento è debole. Ma perché? Ma perché è nelle mie mani e io so di essere debole, tanto è vero che chiedo di essere salvato. E allora un poco alla volta accade la rotazione di cui parlava il professor Vitiello. Non dico più a Dio fa la mia volontà di essere salvo, ma gli dico sia fatta la tua volontà. Perché solo se è fatta la tua volontà tu hai quella potenza che come ricaduta potrà avere la mia salvezza. E quanto sta accadendo oggi con la tecnica? Noi stiamo incominciando a dire alla tecnica, servimi, e noi vuol dire il capitalismo, il cristianesimo stesso, ieri il socialismo reale, l'Islam, la democrazia, tutte le grandi forze della tradizione occidentale dicono alla tecnica servimi perché io voglio realizzare un mondo capitalistico, un mondo democratico, un mondo islamico. Ma stiamo andando in un processo, quindi servimi perché io possa celebrare la mia festa ideologica, la festa capitalistica, islamica, cristiana, eccetera. Ma anche qui si sta verificando la rotazione di cui parlavamo prima. La rotazione in cui l'uomo capisce che se la tecnica deve servirgli, per esempio per realizzare un mondo capitalistico e non altro, allora questa tecnica è debole. E è destinata a imporsi una tecnica che non sia esclusiva degli scopi che si ritengono illeciti, dannosi, per esempio dal punto di vista capitalistico. E allora si comincia anche qui a capire che non deve essere fatta la mia volontà perché la tecnica costituisca il mio ideologico paradiso. Ma anche qui si incomincia a dire alla tecnica sia fatta la tua volontà, perché oggi la tecnica eredita il carattere dell'antico Dio. Sia fatta la tua volontà perché soltanto se la tecnica celebra la propria festa come ricaduta si può avere il nostro vantaggio. Questo è il dramma del nostro tempo. Quando e da destra e da sinistra si dice ma noi siamo capaci di controllare la tecnica, noi siamo capaci di celebrare ancora una festa che sia una festa dell'uomo, dell'individuo, e non ci si rende conto di questo tremendo meccanismo che conduce dal sia fatta la mia volontà, io cristianesimo, islamismo, capitalismo, si è fatta la tua volontà, cioè la volontà della tecnica. Certo che qui siamo ancora nella dimensione storica e la dimensione storica porta verso, abbiamo da passare i momenti terribili che ci aspettano della lotta tra popoli ricchi e popoli poveri. Abbiamo da passare questo periodo intermedio, ma alla fine si profila la capacità della tecnica di celebrare la Pax Technica, non la Pax Americana, Pax Technica,
cioè la festa tecnica, la pax tecnica. Ma la pax tecnica ripropone, una volta che sia letta alla luce dell'insegnamento della filosofia del nostro tempo, la pax tecnica ripropone l'antica ambiguità della festa e anche del sacro, che vuol dire positivo e negativo, Fausto in Fausto. E cioè che noi andiamo incontro verso una festa tecnica o tecnologica che sarà costruita sulle fondamenta della logica ipotetica della scienza moderna. Andate a dire a uno: tu sarai felice ipoteticamente. No, costui non sarà soddisfatto. Se si vuole essere felici, se la festa deve essere autentica, è necessario che la felicità, felix, che questa forma neodivina non sia garantita da una logica ipotetica, quale ormai è la logica della fisica, della stessa matematica, cioè dello zoccolo duro della scienza moderna. Una felicità ipotetica è un inferno. Noi andiamo verso questa festa infernale. Quello potrà essere il momento in cui allora potrà riemergere quanto dicevo prima a proposito dell'omicidio originario compiuto e dal Dio antico e dalla tecnica del nostro tempo, perché anche la tecnica dice all'uomo: io ti salvo, io ti creo, io ti manipolo, ti miglioro, ti ricostituisco. Anche la tecnica è erede di quel modo di pensare teologico che presuppone l'originaria nullità delle creature, delle cose prodotte. E allora forse quello sarà il tempo in cui quello che noi già da sempre siamo, cioè noi già da sempre siamo infinitamente di più di quello che crediamo di essere. A me piace dire siamo dei re che credono di essere dei mendicanti, lo dico 100.000 volte, posso dirlo anche 101.000 volte. Ecco, allora quello sarà il tempo in cui il re acquisterà coscienza della propria regalità, cioè del proprio non essere un nulla originario che ha bisogno di un salvatore divino tecnologico, ma acquisterà coscienza della propria essenziale appartenenza all'essere, del proprio essere di per sé stesso salvo. Andiamo in una dimensione dove lo stesso festivo, lo stesso senso della vita e della morte viene lasciato indietro. È la dimensione a cui soprattutto non vedo un problema più importante di questo, chiedo scusa dell'immodestia, ma in relazione a questo mi sembra che tutti i problemi di cui noi ci interessiamo vagano ben poco. Grazie. Questo incontro, professor Severino. Visto che lei ha introdotto questo tema dell'Occidente, precisiamo dicendo che l'alienazione nell'Occidente, cioè la follia estrema di cui parlavamo ieri, nell'Occidente raggiunge il culmine, ma non è che incominci con l'Occidente. Se pensiamo alla figura iniziale dell'essere Adamo, Adamo vuole diventare altro, e qui è la radice della follia del diventare nulla. Ancora non si sa nulla del nulla, e allora Adamo vuol diventare altro, addirittura uccidendo Dio, perché se vuol mangiare la mela, la quale gli consente di essere come Dio, mangiare la mela significa mangiare, cioè eliminare Dio. Allora c'è una forma preontologica della follia, e poi c'è la forma che incomincia con i greci, che è il culmine, dove il diventare altro significa diventare nulla e uscire dal nulla. Ricollegandoci un po' al discorso di ieri, ma c'è incompatibilità fra destino e cristianesimo? Sì, questo l'abbiamo già chiarito dicendo che il cristianesimo, l'ha richiamato anche lei prima, è una delle grandi forme della convinzione che le cose siano un diventar nulla
e un uscire dal nulla, chiamiamo la definizione cristiana di creazione, e la creazione è dal nulla. Torniamo allora ai temi degli anni 70, 80, 90, abbiamo ricordato destino delle necessità, ma anche abitatori del tempo. Ecco, quali sono i temi, gli argomenti in cui si sviluppa poi la sua ricerca filosofica in quegli anni, e soprattutto in riferimento alla critica che abbiamo già accennato, all'occidente capitalistico che si sviluppa ancora di più in quegli anni, professore? In quegli anni, propriamente, il libro che in qualche modo fa da perno è Scienza dell'Nichilismo, che venne pubblicato nel 72 e poi venne ripubblicato da Delphi, la quale editrice ha una collana dedicata ai miei scritti. E già, sì, è vero, già in Scienza del Nichilismo compare il tema della tecnica, perché, detto in due parole, la tecnica è la forma più potente che oggi c'è sulla Terra di far diventare altro le cose. E proprio su questo ci fermiamo, perché è uno dei temi che lei ha sollevato, diciamo, che poi anche i suoi allievi hanno poi sviluppato, come dicevamo prima, quindi intimamente legato a questa posizione critica verso la civiltà occidentale, la riscoperta della tecnica da parte di Emanuele Severino, il collegamento fra tecnica e violenza, per esempio. Non a caso il primo libro a questo riguardo, pubblicato con l'editore Rusconi, intitola Tecne, le radici della violenza. Professore. Si tratta di capire che l'errore non è una sorta di distrazione che si sarebbe potuto evitare qualora si fosse stati più capaci di ragionare. L'errore è qualcosa di inevitabile, ma ha una sua logica, e all'interno dell'errore si può stabilire che cosa è meno o più coerente rispetto al basamento, cioè alla fede nel diventare altro. Allora, lo sviluppo più coerente è quello che, da un lato, è costituito dagli ultimi due secoli del pensiero filosofico, dall'altro dalla tecnica. Gli ultimi due secoli del pensiero filosofico, nel loro sottosuolo essenziale, mostrano che, data quella che viene ritenuta peraltro l'evidenza del diventare altro, del diventare nulla, dell'uscire dal nulla, allora non può esistere alcun eterno. Se non può esistere alcun eterno, allora la tecnica acquista, e semmai ritorneremo dopo su questo punto perché credo che sia importante, acquista la propria potenza proprio in relazione a questo atteggiamento del pensiero filosofico. Quindi niente tecnica autentica, questa è la tesi, dopo si tratta di vedere il fondamento, senza, per così dire, l'autorizzazione da parte della filosofia degli ultimi due secoli a andare oltre ogni limite. Svilupperemo anche questo discorso attraverso gli altri suoi libri sulla tecnica, ma volevo specificare proprio perché le radici della violenza oggi sono nella tecnica. Le radici della violenza sono nell'ontologia greca, perché se l'uomo si trovasse di fronte a un mondo che fosse, poniamo, un cristallo non scalfibile, non si proporrebbe di agire e non si proporrebbe alcuna violenza contro il cristallo, così come noi oggi non esercitiamo nessuna violenza contro il sole, che riteniamo una sorta di cristallo non scalfibile. Allora, la radice della violenza è credere invece che la realtà non è un cristallo non scalfibile, non è un che di inflessibile, ma è un che di flessibile, di divisibile, e questa convinzione che sta alla radice di ciò che poi, sviluppandosi, diventa tecnica. Non direttamente, in un modo semplicistico, la tecnica è alla radice della violenza, tutt'altro allora. L'ontologia è alla radice della tecnica, cioè la violenza del pensiero ontologico sta alla radice della tecnica. Lei poi, appunto, sviluppa questa sua particolare concezione sulla tecnica nel volume Destino della tecnica, pubblicato da Rizzoli nel 1998, poi ancora Dialogo su diritto e tecnica, La Terza, 2001. Quindi come avviene poi questo sviluppo attraverso questi altri suoi libri, soprattutto Destino della tecnica? Qui c'entra un tema che tuttora mi interessa e poi che è particolarmente interessante per quanto riguarda la crisi economica che stiamo vivendo, i rapporti tra tecnica e capitalismo. Ecco, ancora si pensa che facciano un tutt'uno, e invece no, tratta di incominciare a capire che il capitalismo non è la tecnica. Che cos'è la tecnica rispetto al capitalismo? È ciò di cui il capitalismo si serve per realizzare il proprio scopo, che è l'incremento indefinito del profitto.
Ora, il tema che ho così analizzato, direi abbastanza lungamente, è la necessità che il rapporto tra tecnica e capitalismo, dove la tecnica è il mezzo, il profitto è lo scopo, la necessità che questo rapporto si rovesci, e cioè il capitalismo debba finire col dover potenziare lo strumento che dovrebbe invece realizzare il profitto, ma potenziandolo assume come fine la potenza della tecnica, e assumendo come fine la potenza non assume più come fine il profitto, ma allora il capitalismo non c'è più. Severino, riepilogando un po' il discorso fatto finora, le faccio questa domanda: la tecnica, cioè come strumento attraverso il quale la civiltà occidentale o civiltà della tecnica domina il mondo, la realtà? Oggi prevale, quando si parla della tecnica, mi riferisco per esempio a Heidegger, a Junger, prevale l'atteggiamento di condanna della tecnica, e invece stiamo dicendo che la tecnica è la forma più rigorosa di nichilismo. E la condanna viene da quelle istanze morali, umanistiche, che invece condividono col nichilismo l'essenziale, perché queste condanne umanistico-morali si fondano sulla persuasione che l'uomo sia appunto un essere effimero, caduco, e quindi sono forme, queste condanne, deboli di volontà di potenza, che non riescono a scalfire e ad abbattere la forma forte di volontà di potenza in cui consiste la tecnica. Quindi la tecnica come dominio alla fine? Come super dominio, ma non nel senso che la cultura dell'Occidente, ma anche dell'Oriente, abbia in mano lo strumento capace di confutare la tecnica. Quindi la civiltà della tecnica, possiamo dire, si è quasi sostituita al dio biblico primo tecnico, e può ricreare il mondo, ma anche alla possibilità di annientarlo? Sì, sì, però è un processo in atto, è un work in progress, cioè non è che già si viva il tempo del dominio della tecnica, no, si sta vivendo il tempo in cui ancora le forze che si servono della tecnica, il capitalismo in testa, credono di poterla guidare, ma non c'è solo il capitalismo che crede di potersi servire della tecnica, e c'è stato il comunismo, c'è la democrazia. C'è oggi quella forma di simbiosi strana tra capitalismo e comunismo, l'economia cinese. C'è lo stesso cristianesimo, perché il cristianesimo, anche lui, intende ormai la carità verso i popoli come un'organizzazione tecnica dell'atto caritativo. Quindi lei mette anche in guardia verso una certa fede nel divenire, quando afferma appunto che la tecnica, oltre a ricreare il mondo, potrebbe anche annientarlo. Certamente, la tecnica attuale è guidata dalla concettualità scientifica, la quale ha scoperto di essere tanto più potente quanto meno si presenta come verità definitiva, cioè come episteme della verità, come dicevamo ieri. E si presenta come sapere ipotetico deduttivo, o anche come sapere statistico probabilistico. Stando in questo modo le cose, è chiaro che i risultati e la felicità che la tecnica può dare è una felicità ipotetica. E quindi nulla esclude che a un certo momento ciò che chiamiamo natura si ribelli, e che tutte le leggi che la scienza oggi riconosce come valide siano infrante dalla ribellione delle cose. E poi c'è anche un altro aspetto: tutto questo, professor Severino, crea angoscia. Come rispondere, con quali strumenti, a questa angoscia del divenire? Da quando questa angoscia nasce, si è tentato di escogitare i rimedi, perché i grandi rimedi relativamente all'angoscia del divenire sono il mito, la filosofia e la tecnica, e sono rimedi nel senso che mi angoscio perché la morte è imprevedibile. Invece il mito racconta un senso del mondo che fa prevedere tutto l'essenziale all'uomo del mito, e questo però lo fa prevedere in senso appunto fideistico, arbitrario, volontaristico, laddove la filosofia lo fa vedere in senso razionale, in senso epistemico, ecco. E laddove la tecnica, quando la filosofia tradizionale tramonta, e cerca di praticarlo, ma ecco, non potendo più essere episteme, e quindi essendo aperta, come dicevo prima, sì, costruisce il paradiso della tecnica, quello che possiamo chiamare paradiso della tecnica, ma è un paradiso che non può presentarsi come garanzia assoluta, che elimina la possibilità del precipizio in cui tutto può da un momento all'altro cadere.
non elimina la possibilità che si spalanchi il precipizio in cui tutte le cose, tutto il mondo può cadere. Lei si è anche molto occupato di poesia, ha scritto due libri su Leopardi, per esempio, di teatro, ha tradotto l'Oristea di Eschilo, che poi è andato in teatro, è stata rappresentata con molto successo. Rispetto al discorso che facevamo prima, forse la poesia può farci da collegamento con la tecnica, può essere un rimedio all'angoscia. Nel 1990 lei ha pubblicato il libro Il nulla e la poesia, alla fine dell'età della tecnica. Prima c'è Leopardi, due punti, alla fine dell'età della tecnica, perché è un libro che guarda questo genio. Ecco, se c'è un personaggio, un uomo che merita la parola genio in senso superlativo, Leopardi. Allora è Leopardi che sviluppa questo discorso agli antipodi di Eschilo, perché quando Franco Parenzi mi propose di lavorare su Eschilo accettai, perché stavo già lavorando io, perché Eschilo, ecco, straordinario, perché nell'inno a Zeus Eschilo fa dire al coro: è necessario cacciare dalla mente con verità il dolore che rende folli. Questa è la sintesi del filosofare come rimedio vero contro l'angoscia del nulla. Guardiamo se me lo ricordo in greco: «Tu matan axos, apofrontidos, crebalein, etetimos». Etetimos vuol dire veramente, noi parliamo dell'etimo, di una parola che è la verità di una parola. «È necessario cacciare con verità il dolore che rende folli». Dalla mente, perché se non è consaputo il dolore non ci appartiene. Abbiamo lasciato da parte Leopardi, ma era per dire che Eschilo è l'estremo opposto di Leopardi. Leopardi anticipa la morte di Dio. Eschilo evoca il Dio, perché ciò che riesce a cacciare dalla mente il dolore è Zeus, cioè Dio. Quindi è il prototipo dell'episteme. In Eschilo è l'episteme nel suo carattere salvifico che si fa avanti, laddove in Leopardi è invece la cancellazione di ogni rimedio. Ecco, vorrei tornare al titolo di questo libro che ho accennato prima, che mi intriga molto, penso anche i nostri ascoltatori, cioè lui dice come sottotitolo «Alla fine dell'età della tecnica» e poi come titolo «Il nulla e la poesia». Quindi la poesia può salvarci dal nulla, può essere un superamento di questa fine? È un libro che è stato tradotto adesso in francese, Il nulla e la poesia. Ecco, l'espressione «alla fine dell'età della tecnica» vuol dire che Leopardi sa molto bene che, come dicevamo prima, che la tecnica è un rimedio che però non risolve i problemi, perché la tecnica ha costruito, pensiamo alla ginestra di Leopardi, la tecnica ha costruito Pompei, ma nella ginestra di Leopardi Pompei è distrutta. Allora, la civiltà della tecnica è rappresentata in quel Carme come Pompei, ma la città è distrutta. Rimane la selva delle ginestre, che sono il canto poetico, e rimane ancora per un po'. Ecco, quindi alla fine, una volta che la civiltà della tecnica è finita, rimane ancora per un po' il canto poetico per consentire all'uomo di sopravvivere di fronte alla visione terrificante del nulla. Vediamo di riepilogare in sintesi alcuni temi forti che abbiamo finora trascurato e che corrispondono appunto alle pubblicazioni degli ultimi 20 anni. Ecco, professor Severino, il destino e la verità della fede. Stanno gli antipodi. Perché la verità non può essere una fede, la verità è l'incontrovertibile, la fede è aperta al rischio. Il tragico della follia. Sì, è il tragico, è la radice, appunto, come dicevamo, della violenza, perché se la follia consiste nella fede nel diventare altro, noi non ci pensiamo quasi mai, ma diventare altro vuol dire squartarsi, non solo, ma invadere l'altro. Se una cosa diventa un'altra, si strappa da sé, ma nello stesso tempo penetra nell'altro e lo distrugge. La verità come sapienza. Ma cosa vuol dire sapienza? Ce lo dica lei, professore. E non c'è una sapienza superiore alla verità. Cioè la verità è la sapienza. Certo, si tratta di essere in grado di esibire le membra concrete della verità, che deve essere capace di togliere ogni negazione che presuma abbatterla. Le varie forme dell'alienazione.
c'è la forma suprema che avvolge l'intera storia del mortale, e poi si può dire che ogni episodio della storia del mortale è una forma dell'alienazione. Quindi grandi episodi, grecità, romanità, chiesa, stato, rinascimento, scienza moderna, poesia, sono forme dell'alienazione. Se non ci fosse l'alienazione non ci sarebbe la verità. La terra isolata dal destino. È la persuasione che per lo più si ha che tutto questo discorso sul destino sia campato per aria. E allora questa convinzione è l'isolarsi dall'inevitabile apparire del destino in ogni uomo, perché ogni uomo è l'apparire della verità del destino. Il destino non è qualcosa che dal mio cervello passa negli altri, no? Ogni uomo, se è un ascolto di qualcosa, ascolta il destino. Lei ha scritto: ci attende la non follia, l'apparire dell'eternità di tutte le cose. Noi siamo eterni e mortali perché l'eterno entra e esce dall'apparire. La morte è l'assentarci dell'eterno. Non siamo semplicemente un osservare le singole cose, ma siamo l'apparire che raccoglie in sé ogni mutamento. E anche quei mutamenti che costituiscono il tempo, e quindi all'interno del nostro essere l'apparire del mondo, accade anche la nascita e la morte. Quindi noi siamo al di sopra del nostro nascere e del nostro morire. E quindi la morte è l'assentarsi dell'eterno. Quest'ultimo suo pensiero poniamo a conclusione di questo secondo incontro, ci apre la prospettiva verso la sua ultima grande opera, e da poco pubblicata da Delphi, col titolo La morte e la terra. Ultima e fondamentale, perché comprende in qualche modo la riflessione filosofica finale della sua ricerca, rimandando i nostri ascoltatori agli altri due incontri che avevamo con il professor Severini appunto su questo aspetto conclusivo della sua ricerca. Li salutiamo ringraziando di cuore il professor Severini di questa disponibilità e di questa pazienza. Ringrazio io lei della sua collaborazione e saluto con cordialità gli ascoltatori. È vero? Sì, perché non si può ricordare il nulla, non si può ricordare ciò che è diventato nulla. Quindi se c'è ricordo, c'è necessariamente ricordo degli eterni, e quindi bisogna capire perché le cose sono eterne. Perché le cose secondo lei sono eterne? Ecco, tiriamo via il secondo me, perché se fosse secondo me sarebbe essenzialmente falso. Si tratterebbe di capire qualcosa che l'intera nostra cultura ha lasciato ai margini, non perché sia stata incapace di pensare meglio, ma perché era destino che lo lasciasse ai margini. Beh, pensare che le cose escano dal nulla e ritornino nel nulla è pensare che le cose sono nulla, e questa è la follia estrema. Difatti, appunto, legata alla memoria è il tema del tempo. Tutto eterno, lei scrive, ecco, in questo senso, vero? Certo, al contrario di quello che pensa Heidegger, il quale scrive un suo grande libro intitolato Essere Tempo, sì. E cioè l'essere è tempo. E invece qui si dice che l'essere non è tempo e non è nel tempo. Leghiamo subito tutto questo al rapporto fra tempo e nichilismo, che è un altro tema forte. Lei scrive: l'essenza del nichilismo è pensare che le cose vengono dal nulla e vi ritornano. Quindi eternità o nulla? Certo, è quanto accennavo prima dicendo che se si pensa che c'è un tempo in cui le cose sono nulla, si identificano le cose, cioè gli enti, i non nulla, li si identifica al nulla. E se si capisce la follia di questa identificazione, allora la non follia dice tutte le cose sono eterne, tutti gli istanti, tutte le fasi della nostra esperienza sono eterne. Si è accostato alla filosofia. Ci parli della sua infanzia, della sua giovinezza, dei suoi studi e di questa vocazione alla filosofia. Sì, è un accostamento singolare, perché avevo mio fratello, un grande fratello, un gran bel giovane che morì durante l'ultima guerra. Era cosiddetto volontario degli alpini, ma era anche normalista a Pisa. Io avevo, insomma, nel 40 11 anni. E lui era già normalista a Pisa e veniva a casa e parlava di Gentile. Questo è stato il mio primo incontro con questo grande filosofo che noi italiani ancora consideriamo poco, troppo poco.
Perché lei forse era portato più, non so, alla poesia, alla letteratura, o alla matematica, o alla musica. Invece la morte di suo fratello, mi pare nel 42, lei aveva 13 anni, ha sentito quasi come, non so, peso di una successione. Ma sì, in qualche modo mi ha fatto riflettere sull'importanza della filosofia, anche se avevo un'età in cui ovviamente non potevo capirne la profondità. Platone diceva bisogna cominciare a studiare filosofia a 30 anni. Ecco, prima no. E allora, per quel tanto che capivo, avevo anche altri interessi, sì, musica, la matematica, certo. Beh, mia figlia è una matematichessa, mio nipote è un formidabile ingegnere nucleare, quindi un pochino si vede che hanno preso anche questo aspetto da me. Quindi, dicevo, proprio a 13 anni lei questa consapevolezza di dire io devo far continuare a vivere mio fratello attraverso quello che per lui era più importante, la filosofia. Io questo trovo straordinario. Non è che lei alla fine ha scelto la filosofia, quasi come se la filosofia attraverso le circostanze della vita abbia scelto lei. Ma in qualche modo sì, in qualche modo è venuta a trovarmi, perché è singolare questa circostanza di mio fratello. Devo aggiungere che siccome in quegli anni volli saltare, allora si diceva così, saltare una classe, saltai la prima liceo classico e andai a lezione di filosofia da un formidabile tomista che era Monsignor Zani. Ma straordinario, un uomo che ricordo tra i migliori di quelli che abbia incontrato. E quindi c'è questa seconda componente della filosofia che mi viene incontro, perché ho avuto la fortuna di avere questo insegnamento che non trovai però presso i gesuiti, nonostante che fossero bravissimi per insegnare matematica e fisica. Quindi già siamo entrati nell'altra domanda che volevo fare attraverso questo ricordo del tomismo, eccetera, eccetera. Ecco, riprendiamo il discorso sul nichilismo e lo poniamo però adesso in rapporto al problema religioso. Ritengo che il nichilismo, lei scrive, nella sua forma più matura e coerente, lasci definitivamente fuori dalla porta il Dio della tradizione filosofica e l'immortalità personale. Ecco, come coesiste questa affermazione con la sua educazione religiosa cattolica e con la sua fede cristiana? Più distante da quell'educazione e da quella fede non è il nichilismo. Perché anzi il cristianesimo è una delle grandi forme del nichilismo. Ciò che è più distante è proprio l'affermazione che ogni istante è eterno, di modo che non c'è un signore sopra, un padrone sotto i servi, il mondo finito, caduco, e sopra l'eterno, il privilegiato. È questo che segna la distanza rispetto all'atteggiamento non solo cristiano ma religioso. Poi quindi gli studi, la filosofia, dei buoni maestri, e subito da giovane ha iniziato a insegnare all'Università Cattolica, una brillante carriera. Ecco, come aveva risolto a quel tempo il suo stare tra filosofia, cioè ricerca filosofica libera, e fede? La vicenda si è scandita in questo modo. Il mio primo libro importante, cioè La struttura originaria, segna già la direzione nuova. Ciò che ancora non era venuto alla luce era l'incompatibilità tra quello che dicevo in quel libro e la tradizione filosofica, e soprattutto la tradizione teologico-cristiana. Ma anche ora tengo fermo quello che in quel libro che scrissi nel 58, quando ero appunto docente della Cattolica, e tuttora resta la base del mio discorso. Soltanto che mancava la consapevolezza, allora c'era un atteggiamento conciliativo, e invece poi è venuta fuori la incompatibilità radicale. Torneremo su questo, ma a un certo punto nei suoi studi, nelle sue pubblicazioni, prima ancora penso nella sua vita, lei evidenzia appunto la contraddizione della fede. In quali termini? C'è una sfaccettatura di significati che alludono a questa contraddizione. Uno più accessibile anche per i nostri ascoltatori potrebbe essere questo. La fede, si dice nei testi evangelici, è argumentum non apparentium, cioè l'argomento delle cose che non appaiono. Per esempio, se io dico Cristo è Dio, affermo qualcosa che non appare, che non si manifesta, e la fede è l'argomento in base al quale dico questo. E allora l'aver fede vuol dire trattare come chiarità ciò che non appare. Lei mi chiedeva la contraddizione. Sì, voglio che tu, che invece sei oscuro, tu sia chiaro. In questa volontà c'è la contraddizione, che è uno degli aspetti della contraddizione della fede. Ma d'altra parte anche per il cristianesimo, quando si è in paradiso non si ha più fede, c'è la presenza di Dio, la fede è sparita. Tutto questo travaglio interiore e filosofico portò poi all'allontanamento dall'insegnamento dell'Università Cattolica. Ecco, come ha vissuto da filosofo, da uomo, da cristiano cattolico questa vicissitudine della sua vita professionale e umana, professore?
Ma con un grande interesse culturale, perché si trattò di una vicenda in cui io da parte mia credo di essere stato serio, ma anche la Chiesa ebbe a godere di questa proprietà, cioè della serietà, cioè il rapporto fu a livello culturale, non di scontri personali, di inimicizie caratteriali, no? Io sono rimasto in ottimi rapporti con le gerarchie con le quali allora ebbi a che fare. Purtroppo alcuni non ci sono più, come padre Fabbro, che era definitore del Sant'Uffizio. Quindi non direi che ci sia stato un aspetto che non fosse quello culturale. D'altra parte era inevitabile che, essendo quel discorso che andavo conducendo, essendo quel discorso l'affermazione che il cristianesimo è nichilismo, era inevitabile che la Chiesa si comportasse come si è comportata. Però non può nascondere la sofferenza, la delusione. Io ricordo che lei racconta che dopo questa conclusione poi definitiva tornava in macchina e andava in montagna dove l'aspettava sua moglie. Questo aveva poi bisogno, insomma, di essere confortato, quindi la sofferenza c'è stata, c'è. C'erano anche dei risvolti pratici, non tanto per me, perché io avrei potuto continuare a prendere lo stipendio ma senza insegnare, se non che, questo ci tengo a dirlo, avevo attorno a me dei giovani che poi sono andati in carcere, da tutti una folta schiera di miei allievi che sarebbero rimasti tagliati fuori, e in un'età in cui sarebbe stato difficile che potessero guadagnare o trovare ascolto presso altre università, e allora questo sì era un aspetto che mi preoccupava. Ecco, e poi viene quasi subito l'insegnamento all'Università di Venezia con la cattedra di filosofia teoretica, dove anche è stato direttore dell'Istituto di Filosofia, poi del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze. Ecco, e oggi insegna all'Università San Raffaele di Milano. Di nuovo professore in un'università non statale, espressione della ricerca seppure di punta del mondo cosiddetto cattolico. Direi che si era costituita e in qualche modo rimane una facoltà di filosofia di tutto rispetto, così come ovviamente anche la facoltà di medicina. Quindi lei al San Raffaele non ha trovato quelle difficoltà che ha trovato la cattolica, voglio dire, ecco. Assolutamente no, una liberalità per cui dietro pressioni vaticane invece Don Verde ebbe a tener fermo l'opportunità che io insegnassi a San Raffaele. Ascoltato un brano della suite per strumenti a fiato e pianoforte a guisa di percussione composta da Emanuele Severino negli anni 1948-49. Ecco, professore, le piace ricordare anche questo suo aspetto, la filosofia poi ha preso il sopravvento, ecco. Ma innanzitutto chiedo scusa agli ascoltatori perché facciamo loro assorbire questa mia musica, che insomma è quello che è, e allora venia. Però la musica è stata importante anche perché, per motivi personali, perché per esempio da questa suite scritta per strumenti a fiato, e chi mi ha introdotto all'interesse per gli strumenti a fiato è stato il papà di quella che sarebbe diventata mia moglie, il quale era una colonna del liceo classico di Brescia, si chiamava il professor Masciolino. E nello stesso tempo suonava in orchestra, suonato con Toscanini. Lui suonava oboe, fagotto e corno inglese. Allora l'interesse per gli strumenti a fiato è venuto anche da lì. Dicevamo dello scontro con la Chiesa di Emanuele Severino, del suo allontanamento dall'insegnamento dell'Università Cattolica di Milano. Tutto questo è testimoniato nel libro Il mio scontro con la Chiesa, pubblicato con Rizzoli nel 2001. Ecco, professore, come rivede e giudica a distanza quelle dolorose vicissitudini? Non le chiamerei dolorose, perché come ho detto prima era inevitabile che la Chiesa reagisse come ha reagito di fronte a un giudizio che credo di avere giustificato nei miei scritti dell'appartenenza, come dicevo, del cristianesimo al nichilismo. Come accennavo prima, c'è stato da entrambe le parti una notevole serenità nella discussione. Quando andai a Roma, e secondo una procedura, questa interessante, che fu quella stessa adottata per Galileo, quando andai a Roma, ma no, l'atmosfera era tra colleghi, insomma, anche dal punto di vista esterno
con offerta di tè e di pasticcini, però si faceva sul serio. Ecco, direi no, a parte il rapporto per i miei scolari che mi stava a cuore, giovani molto in gamba, e per il resto è stata un'esperienza culturale di enorme interesse, di enorme interesse. Ecco, lei più volte fa cenno ai suoi scolari, a coloro che sono cresciuti, sono diventati anche abbastanza noti, famosi, Natoli e Galimberti. Ecco, una delle forme, secondo me, che lasciano un segno è proprio questa fecondità spirituale che avviene attraverso il passaggio ad altri che poi proseguono. Come è stato il suo rapporto con i suoi allievi che poi sono diventati i suoi scolari e poi hanno preso il suo posto progressivamente? E poi si sono anche sviluppati in senso scientificamente autonomo e anche dal punto di vista della carriera alcuni sono stati presidi, candidati rettori dell'Università di Venezia. Bontà loro, stanno preparando un convegno a Venezia dedicato appunto ai miei iscritti, sono invitati alcuni dei nomi più noti della filosofia italiana e sono loro che in modo estremamente amabile stanno organizzando questo incontro. Pensiero. Sì, perché sia quelli che chiamo amici di Dio, sia quelli che chiamo nemici di Dio, hanno in comune quella fede per cui le cose del mondo sono caduche, cioè escono dal nulla e ritornano nel nulla. Quindi è una contrapposizione quella tra amici e nemici di Dio all'interno, diciamo, della stessa anima, hanno lo stesso background, e invece ciò che chiamiamo destino, che bisognerà chiarire il significato di questa parola, ciò che chiamo destino è l'alternativa all'opposizione, cioè mette in questione entrambi i contendenti, cioè sia gli amici sia i nemici di Dio. Quindi è fuori luogo quello che qualcuno dice che il discorso dei miei iscritti sia ateismo. No, l'ateismo e il teismo sono vittime entrambi di quella convinzione nichilistica che uccide l'essere. Chiariamo subito il discorso sul destino, professore. La tradizione filosofica, la grande tradizione dai greci a Hegel, usa l'espressione episteme della verità per indicare la conoscenza incontrovertibile della verità. Allora, episteme è una parola costruita sulla preposizione epi e sulla sostantivizzazione steme del verbo istamai, che vuol dire sto. Allora accade che l'episteme giunta al culmine con Hegel, e Hegel scrive ancora la scienza della logica, la Wissenschaft der Logik, e scienza è appunto ancora nel senso di episteme, accade, dico, che arrivata al culmine l'episteme è messa radicalmente in questione da, mi pare che lei abbia usato prima questa espressione, dalla coerenza estrema del nichilismo. Cioè è inevitabile che, data la fede nel diventare altro e quindi nel diventare nulla, è inevitabile che l'episteme della verità tramonti. Allora, siccome il discorso presente nei miei scritti o nei cosiddetti miei scritti non intende essere una proposta, una possibilità, un'istanza, un'ipotesi, ma intende indicare la definitività del come stanno le cose, allora ho usato la parola destino, che a sua volta è costruita da de e da quella forma sostantivale stino, che risale a sua volta alla radice sta, che sta alla base di quello steme di episteme. Allora è per differenziare lo stare autentico della verità dallo stare che si è lasciato travolgere, che ho lasciato da parte la parola episteme per adottare la parola destino. Per ora ci fermiamo qui. Tra l'altro, lei nel 1980 con Adelphi ha pubblicato il libro Destino della necessità. Domani riprenderemo su questo. Ringraziamo Emanuele Severino, ringraziamo i nostri ascoltatori e ci ritroviamo domani. Mirarina, hai incominciato dalla parte più difficile, e cioè la risposta dovrebbe dire a questa sua domanda che in tutta la storia dell'Occidente c'è la convinzione che l'uomo e le cose sono caduchi, precari.
l'uomo dice il Vecchio Testamento, Adamo è polvere e tornerà ad essere polvere, è il vecchio Dio a dirlo. Ecco, si tratta di capire che qui sta l'alienazione, nel pessimismo estremo col quale anche il cristianesimo, come tutte le altre forme, quindi la critica che dal mio punto di vista viene rivolta al cristianesimo non è una critica riduttivistica dove io mi pongo... mi schiero con coloro che dicono c'è soltanto il mondo, no, c'è di più di Dio, c'è qualcosa di più di Dio. Ecco, questo tanto per dare una direzione a una risposta che, se fosse giusta, ci prenderebbe tutto il tempo della trasmissione. Nel 71, mi sembra, un suo libro è stato messo all'indice, è stato condannato dalla Chiesa. Può spiegarci dove nasce il contrasto con la Chiesa e quindi dove è nato il problema? No, non è stato messo all'indice. A un certo momento c'è stato un divorzio consensuale tra me e la Chiesa, nel senso che a un certo momento mi sono reso conto che il discorso filosofico che già avevo fatto da tempo implicava la negazione del cristianesimo. Allora, io insegnavo all'Università Cattolica, un po' per i motivi che ho detto prima alla sua compagna, perché i motivi erano appunto l'alienazione del cristianesimo. E allora si addivenne a quello che probabilmente è rimasto l'ultimo vero e proprio processo, ma di altissimo interesse culturale, non crediamo che la Chiesa faccia delle stupidaggini o delle malversazioni a livello spicciolo, da parte dell'autorità dell'Università Cattolica c'era il desiderio che io me ne andassi, quindi per questo prima dicevo è stato un divorzio consensuale. Non va mica bene? Sì, volevo sapere da dove nasce però concettualmente proprio il divorzio. C'è un discorso il quale dice, badate, la fede di fondo di tutta la cultura occidentale è la persuasione che l'uomo e le cose sono polvere, sono cosa caduca, ed è una persuasione che è presente in campo filosofico, e poi in campo scientifico, e poi in campo artistico, e poi in campo istituzionale, è diffusa dappertutto. Se c'è questa persuasione di fondo, che è il vero pensiero dominante dell'Occidente, e poiché il cristianesimo condivide questa concezione di un essere uomo come essere cosa caduca, allora discende, ma si tratterebbe di vedere poi in concreto il perché di questa affermazione, allora discende che il cristianesimo appartiene all'alienazione essenziale dell'Occidente, che è alienazione perché pensare che le cose sono caduche e che quindi escono e ritornano nel niente, significa pensare che le cose sono niente. Questa è la follia estrema. Allora, un discorso che dice all'interno della follia estrema sta anche il cristianesimo, è chiaro che doveva provocare la reazione da parte dei cristiani, ma anche da parte della Chiesa, quindi nulla di particolarmente drammatico in questo senso. Anzi, mi ricordo che ho avuto un'esperienza culturale estremamente interessante. Salve. Sentendo la scheda, ero già in disaccordo, anche se chi l'ha costruita ha fatto benissimo a costruirla come l'ha costruita, ero già in disaccordo quando sentivo che la fede è un dono di Dio, un dono della grazia. Chi dice questo, e purtroppo lo vedo dire anche da laici, io non ho il dono, lo diceva anche D'Alema o anche Montanelli, Indro Montanelli, non ho il dono della fede, ma chi dice questo riconosce che la fede sia un qualche cosa che valga la pena di ricevere in dono, laddove potrebbe benissimo darsi che il dono vero e proprio sia quello di non avere fede. E allora a questo punto io le chiedo, secondo lei che cosa diventa la fede e in che modo può aiutarmi come persona ma anche a livello di comunità? Lei mi dice allora che cos'è la fede? Allora qui devo dire a voi giovani, e dopo farò un piccolo predicozzo ma brevissimo, devo dire a voi giovani, la fede è volere che il mondo abbia un senso piuttosto che un altro. È d'accordo su questo? È la volontà che il mondo abbia un certo senso, per esempio il senso cristiano e non il senso buddista. Cioè che abbia un senso che è equivalente ai sensi alternativi. Allora questa volontà che il mondo abbia un certo senso è una prevaricazione,
che violenza. Cioè, la fede, se lei mi chiede così ex abrupto di dire che cosa dal punto di vista dell'oggettività si deve dire, allora nella fede non vedo uno strumento che possa chiarire il senso della verità, anche se non avendo fede noi non staremo seduti dove siamo seduti, perché per essere seduti dobbiamo aver fede che ci sia un pavimento, una seggiola che ci regge, eccetera. Allora la fede serve dal punto di vista pratico, ma dal punto di vista della verità è proprio lo sbandamento nella direzione opposta a quella della verità, è la prevaricazione, è dire il mondo ha questo senso, non un altro. Questo è il prevaricare, questa è la violenza. Il predicozzo che volevo fare lo faccio magari rispondendo a un'altra domanda. Salve professore. Salve. Volevo chiederle, nel suo libro A Cesare a Dio, lei riporta, lei dice che è nell'essenza della logica del cristianesimo l'interesse sul potere politico, riportando una frase di Gesù: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Io non mi trovo d'accordo su questo, perché, mi permetta, io credo che quella frase di Gesù abbia un senso molto all'interno della situazione in cui si trovava, cioè all'interno, quello era un tranello teso dai farisei ai danni di Gesù, perché i farisei mal tolleravano il governo politico romano. A questo punto, qualsiasi fosse stata la risposta di Gesù, si sarebbe automaticamente autodanneggiato. In questo modo Gesù ha avuto una risposta magistrale che però ha senso, ha molto senso all'interno della situazione in cui è stata espressa, anche perché in altri passi Gesù dice il mio regno non è di questo mondo, per esempio nel discorso a Pilato, dice il mio regno non è di questo mondo. Il potere politico che si è arrogata la Chiesa nel corso dei secoli è assolutamente, il Papa attualmente ancora ricopre, perché il Papa è un importante capo politico in questo momento, è qualcosa di assolutamente contrario al cristianesimo, secondo me, è qualcosa che non c'entra niente con il cristianesimo. Tutte le frasi evangeliche sono nella situazione, però non credo che lei pensi che Gesù volesse dire non date a Cesare quel che è di Cesare e non date a Dio quel che è di Dio. No, infatti non condividevo questa espressione che poi è spiegata nel libro. No, dico non date a Cesare, e non penso che lei voglia dire che Gesù, per trarsi d'impaccio, pensasse che non si deve dare a Cesare e non si deve dare a Dio. Ecco, quindi lo si deve prendere in modo minimale, sul serio. Ma c'è un'altra frase di Gesù: non si possono servire due padroni. Ora, per quanto ogni frase è da interpretare contestualmente, e il non poter servire due padroni è il segreto della frase date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Cioè Gesù può pensare che il vero credente dia a Cesare qualcosa che è contro Dio? Io in questo caso credo quello che ho detto prima, cioè l'unica soluzione è che quando Cesare chiede qualcosa che sia contrario a Dio non è possibile. Bene, siamo d'accordo. E allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è soltanto la Chiesa attuale che è politica, ma è Gesù che originariamente dice: attenzione, il politico, la politicità deve essere intesa in modo tale che non si dia a Cesare quello che è contro Dio. Allora, l'istanza politica discende naturalmente, la Chiesa non altera il messaggio di Gesù, non è tutto l'opposto, come diceva lei, di quello che dice Gesù, ma la politicità è immanente nel messaggio di Gesù, lo Stato non deve essere contro Dio. Quando incominciamo a dire questo, incominciamo a dire, ma allora se in uno Stato c'è la violazione dei diritti di Dio, la violazione non può essere lasciata vivere, perché lasciarla vivere sarebbe tollerare che nello Stato ci sia la violazione. Ma cosa vuol dire non può essere lasciata vivere? Vuol dire devono esserci delle leggi che impediscano la violazione, e quindi siccome non ci sono leggi, se non ci sono sanzioni, ci devono essere sanzioni che puniscono la violazione delle leggi, quindi ci deve essere uno Stato che sanziona un comportamento contrario al cristianesimo. Che la Chiesa, di fronte a queste conseguenze, si tiri indietro e cerchi di evitarle, questo l'ho sempre riconosciuto, l'ho sempre detto, ma che il pensiero della Chiesa e del cristianesimo e di Gesù sibi permissus, cioè lasciato a se stesso, conduca a queste conclusioni, ecco, questo è quanto sostengo.
Ho sempre il debito del predicozzo, ma... Lei riconosce comunque una certa coerenza nel comportamento, nelle idee della Chiesa e quindi del Papa? Forse l'unico punto coerente che è rimasto costante nelle proprie idee, nei giorni d'oggi almeno. E poi un'altra cosa, sempre nell'enciclica, il Papa sottolinea una grande crisi in questi ultimi anni del pensiero e quindi dei pensatori. È d'accordo con questa sua idea? Sono perfettamente d'accordo sul fatto che la Chiesa sia profondamente coerente. Proprio per questa coerenza nell'ultima enciclica non c'è una virgola di novità. Una virgola non c'è. È fatta molto bene, è molto interessante, è uno di quei documenti che si dovrebbero moltiplicare, però il riferimento a Tommaso c'è sempre. C'è insieme quel luogo comune per cui, loro hanno letto l'enciclica mi pare, per cui si formula questo discorso, la ragione umana è finita, non conosce tutto. Allora, proprio perché la ragione umana è finita, ecco che viene la fede a riempire gli spazi lasciati vuoti dalla ragione umana. Questo discorso lo si trova anche, adesso sentiamo quel passo di Anselmo, dopo concludo la mia risposta. Sente. È vero che la ragione è finita e non c'è stata nessuna filosofia o scienza che abbia affermato l'infinità della ragione, neanche Hegel, lo dico per i giovani che fanno terza liceo, nemmeno Hegel si è sognato di dire una stupidaggine del genere. Certo che ci sono dei campi non toccati, non esplorati, ma perché deve essere proprio la fede cristiana a dire ecco io sono l'abitatrice legittima di questi campi? E perché non allora tante altre fedi alternative? Ritornando a quanto dicevo prima sulla violenza della fede, questo entrare in campo, puntare i piedi e dire io sono l'abitatrice degli spazi vuoti lasciati dalla ragione, questa è la prevaricazione, questa è la violenza a cui mi riferivo. Scusi, ma la fede può essere considerato come qualcosa che è innata in noi oppure possono intervenire determinati fattori quali la ragione a svilupparla oppure a condizionarla in qualche modo? Signorina, se noi parliamo della fede cristiana, i grandi padri della Chiesa dicono fides ex auditu. Allora, si ha fede solo se si sente una voce che parla in modo tale che l'uomo da solo non sarebbe mai arrivato a pensare quello che questa voce dice. Allora, dal punto di vista di questa grande ortodossia cristiano-cattolica, non si può parlare di un'anima naturaliter cristiana, non è innata la fede, perché se fosse innata non ci sarebbe bisogno della grazia, del messaggio di Dio. Quindi è non innata, quindi è storica, quindi è adveniens ab extra, viene dal di fuori, non innata. Se si parla dell'innatezza della fede si distrugge la soprannaturalità, o meglio, si distrugge quella soprannaturalità che per il cattolicesimo è essenziale alla fede. Soprannaturalità ne vuol dire... Il messaggio di Cristo contiene qualcosa che la ragione umana da sola non può raggiungere. Salve professore, io volevo dirle, nel contesto del rapporto fra fede e ragione, fede e verità, io credo che il miglior punto d'incontro è quello che ci fornisce Cartesio. Cioè fino al momento di Cartesio, fino al tempo di Cartesio, si era visto nel nome di Dio il blocco del progresso scientifico. Ora invece Cartesio ci pone Dio come il garante delle verità supreme, come il garante dell'intelletto umano, e si pone come garante di quelle verità supreme che Dio... a cui l'uomo deve arrivare e che Dio stesso sprona ad arrivare. Cioè io volevo sapere cosa ne pensa. La storia della filosofia, io penso, anche sentendovi parlare, che abbiate una bravissima insegnante, la storia della filosofia non è quel campo di lotta senza fine dove uno va da una parte e l'altro dall'altra, no? C'è uno sviluppo dove a un certo momento Cartesio è inevitabile, così come c'è un momento in cui Aristotele è inevitabile, così come poi c'è un momento in cui Kant è inevitabile. Allora, in relazione a quella fase dello sviluppo del pensiero filosofico, certo Cartesio è un contributo inevitabile, appunto.
Ma se vogliamo dire qual è, come mi pare che lei voglia dire, qual è la posizione che più adeguatamente stabilisce i rapporti tra fede e ragione, allora i due modelli sono quello greco e non esito a dire greco-kantiano, il quale dice: se la fede contrasta la ragione, la fede è errore, liberiamocene. Questo è il gesto originario della filosofia. È inutile discutere, ma Platone e prima Eraclito e lo stesso Parmenide e poi Aristotele e poi Plotino e gli stoici e gli epicurei dicono questo. Nel conflitto tra ragione e fede, la parola ultima, la ragione. L'enciclica, che è interessantissima, anche se non dice nulla di nuovo, ma insomma ha alle spalle Agostino, Tommaso, Anselmo, ecco, l'enciclica invece fa questo discorso, riprendendo Tommaso: se c'è contrasto tra fede e ragione, allora, poiché la fede è rivelata da Dio e Dio non può rivelare l'errore, allora non ci può essere contrasto tra fede e ragione. Dunque, quando la ragione smentisce la fede, non è una vera ragione, ma è un abuso della filosofia. Tommaso dice proprio abusus philosophiae ex defectu rationis, cioè è un abuso della filosofia per mancanza di ragione. Allora qui il perno è la fede, se c'è una ragione che smentisce la fede, quella è non verità. Soltanto che il guaio grosso è che la premessa di tutto questo discorso è che ci sia un Dio che dona una fede vera. Ora, questo discorso si costituisce all'interno della fede, è esso stesso un atto di fede, non è un qualche cosa che sta al di fuori della fede e possa essere trattato come una verità oggettiva. È dal punto di vista del credente che Dio dà una fede e la dà in modo tale che questa fede non sia errore. Il dilemma, che anche qui non vedo come la Chiesa possa evitare, ma non solo la Chiesa, tutti coloro che si ispirano a questa concezione, è di spacciare come verità indiscutibile l'affermazione che Dio rivela la fede e che la fede che Dio rivela sia una verità incontrovertibile. Ma questo vuol dire che si sa che c'è Dio, che Dio rivela, che l'uomo ascolta, che Dio rivela una fede che la rivela vera. Io volevo sapere come mai ha portato quell'affresco di Raffaello, che valore simbolico gli attribuisce? La grande scuola greca è quella che dice quello che Socrate diceva sempre: io in tutta la mia vita ho seguito la verità. E per Socrate seguire la verità vuol dire non seguire la fede. Tutta questa gente del quadro di Raffaello è gente che dice l'uomo deve tenere dietro alla verità. A questo punto sì, si fa presto a dire verità, ma che cosa significa verità? Allora a questo punto dovremmo incominciare a vedere che cosa significhi verità per il pensiero greco. Io volevo sapere cosa ne pensa lei del ruolo dell'uomo nella vita, perché... Dell'uomo. Perché comunque, come aveva detto lei precedentemente, che l'uomo nasce dalla polvere e ritorna polvere, e volevo sapere anche cosa ne pensava lei dell'anima, perché comunque anche se l'uomo, partendo da un presupposto che non avesse un'anima, tornasse alla polvere, ma che l'uomo... avrebbe un ruolo comunque in un disegno più grande e comunque qualcosa di religiosità che dovrebbe essere sempre. Certo, è chiaro, loro comprendono che in questa serie le risposte sono degli accenni di risposta. Lei mi diceva cosa penso dell'uomo, ma io penso che l'uomo è l'eterna visione della verità e che cioè noi siamo infinitamente di più di quello che crediamo di essere, e che io prima, quando sono entrato lì e dicevo io sono Emanuele Severino, stavo sbagliando, perché anch'io, come lei, come tutti, sono infinitamente di più di quello che tutta la cultura pessimistica dell'Occidente dice che noi siamo: povere cose aiutate da un Dio, aiutate da un Salvatore, che però di per se stesse oscillano tra l'essere e il niente, che hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto, del riparo di cui parlavamo prima. Cosa penso dell'uomo? L'uomo è l'eterna, ripeto, visione dell'eterno, dell'eternità, di tutte le cose. Ma si capisce, non possiamo qui esaurire questo discorso. Ma non è proprio il cristianesimo a dire che l'uomo continua la sua...
cioè che l'uomo non finisce mai, che lo spirito almeno, che ciò che nell'anima, che l'anima non finisce mai. Il corpo in realtà non è molto importante nella religione cristiana. Purtroppo, perché il corpo non si vede che cosa debba avere di inferiore alla psiche, alla coscienza, ai pensieri. Perché questo svilimento del corpo? Il corpo è un eterno come gli altri eterni. In questo senso Platone diceva una cosa molto interessante, sono idee anche i peli della barba di Socrate. Soltanto che per Platone oltre le idee c'è il mondo. Allora non è solo il cristianesimo a dire che c'è un eterno, ma è tutta la filosofia greca. È quel Cartesio di cui parlava la signorina. Ma non è pessimista, però. Aspetti, eh? Allora, dicendo questo, è un anelito verso il superamento del pessimismo. Però, dunque, l'eternità riguarda soltanto una parte della realtà, la parte nobile, la parte spirituale. Questo eterno non è l'eterno di cui parlavo con la signorina, perché questo eterno è il Dio che fa da padrone sul corpo, sul mondo, sul divenire. Fa da padrone e finisce con lo schiacciarlo. Dire che, nel senso che io non posso vivere se non conformemente a questo Dio che esige il rispetto, eccetera. Quando si dice che tutto è eterno, si dice che non esiste un padrone e un servo. Tutto è eterno, tutto è paritario. Il corpo, il pelo della barba è il più sublime dei pensieri di Goethe o la melodia più sublime di Beethoven. Parietà totale, cioè l'essere in quanto essere è eterno. Questo porta a una dimensione del tutto diversa da quella dell'eterno pseudo-ottimistico in cui c'è un Dio eterno che trattiene presso di sé l'eternità. Pensa che dopo che Dio manda via Adamo, mette un cherubino alla guardia dell'albero della vita e dice affinché costui è diventato quasi uno di noi, ma che non venga a mangiare dell'albero della vita e diventare eterno. Ecco, questo Dio che è invidioso della eternità possibile dell'uomo. Continua a essere in disaccordo, perché queste cose qui probabilmente bisogna passare. Voi avete il compito di vivere, prima si vive e poi si riflette criticamente sulla vita. Quindi con questa esortazione a tenere viva la dinamica tra fede e critica della fede, io concluderei questo nostro incontro.